Pelù! Benvenuto! Cosa dice dottoressa Biondini? Ha sbagliato! Cosa dice? Perché? Sono contenta di averti qua. Tu sei il mio conterraneo, direttamente dalle Alpi Apuane! Sì, da lì. Sì. Allora, Piero. Che bei luoghi dell'anima. Vero? Sì. Ma assomigliamo un po' come carattere alle Alpi Apuane, ti riconosci? Un po' ispido, un po' appuntito? Beh, le selvaggio. Alpi Apuane te le porti dentro per forza, no? Io lo racconto nel romanzo di questa appartenenza profonda, cioè in realtà è un'appartenenza che nella mia famiglia parte da Napoleone. Wow! Perché c'era un soldato transfugo disertore, diciamo. Cominciamo subito col piede giusto. Un disertore di Napoleone che si ritrovò in cima alla Garfagnana nei primi dell'Ottocento e poi da lì è sceso giù verso Massa e... E ti ha passato un po' di DNA. E ha passato un po' di DNA, sicuramente. Aprì una ferriera. Dai. E poi sono venuti i bisnonni che suonavano, uno addirittura con Puccini anche, un violoncellista. Sì. La tua storia era scritta già nel destino dei tuoi antenati. Ma la storia di tutti è così. Certo. Basta incominciare a scavare, soprattutto aprire i bauli dell'omertà familiare. Capite cosa Questa sto dicendo, è una perla. Vero? Voi che sapete le cose non le raccontate per decenni e poi dite, ma no, l'avevamo detto che il nonno fu rapito dai partigiani, l'avevamo detto che l'altro nonno era stato nelle trincee, aveva vissuto quelle storie. E, magari sì, l'avevano detto, ma a mezze parole, capito? Senza fare un racconto ben lineare. E invece la nostra storia... Ci sono anche tante storie di dolore nelle assolutamente. Famiglie. Assolutamente. A proposito, senti, io so che durante il lockdown tu hai trovato un modo per combattere la noia e c'è un momento di quel lungo periodo che ci ha colpito moltissimo e lo voglio proporre al nostro pubblico. Riguardati. Ok, allora, dicevamo. No. Qui abbiamo, per fortuna, a portata un lavandino. Mi levo anche l'elastico, si sa no, mai. No, ragazzi. Si sa mai, lo devo levare. Ci siamo quasi, l'acqua sta arrivando, non è calda. Volete che lo faccia anche con l'acqua fredda? Ve lo faccio anche con l'acqua fredda, ragazzi. Non c'è problema. Non c'è problema. Vado? Vado. L'acqua in testa, io sono peggio dei gatti. A questo punto abbiamo la nostra miscela. Miscela... Ma bella. È una schiuma pazzesca. Guardate. Funziona. Fastidio. Ci ho messo queste due punte qua, ok? Sì, è vero. Ma cos'è? E basta. Le ho spappolate. Ci ho messo il sapone di Marsiglia grattugiato. E guardate qui che meraviglia. E ora risciacquo. Basta, ragazzi. Basta. Ma blu sweet shoes. Blu. Blue sweet shoes, blue sweet shoes. Perché una sofferenza? Cos'è quella miscela? Che c'è dentro quella roba? Andate a scavare voi nelle storie private di uno che promette di fare uno shampoo per raccogliere dei fondi. Ah. Cioè, sono gesti estremi questi. Però ci hanno divertito. Per un punk come me. Cioè, stiamo calmi, ragazzi. Cos'è quella miscela lì? Quella miscela è stata... Allora... O usi lo shampoo con le solite marche, che chissà che cosa c'è dentro, oppure te lo fai da solo. E siccome durante il lockdown, tra le tante storie allucinanti che abbiamo vissuto tutti, abbiamo cercato anche un po' di distrarci. Certo. Quindi siamo diventati giardinieri, meccanici, trombai, fornai, abbiamo fatto il pane, la pizza, tutte cose venute malissimo. Ho fatto anche il parrucchiere di me stesso. Però mi sono creato la cosa col sapore di Marsiglia, dai, il sapore dai, di Marsiglia. Se funziona, è pura... poi mi passi la ricetta. Funziona. È semplicissimo. Sapore di Marsiglia, olio d'oliva. E basta. Impatto zero. Impatto zero. Perché questo è un bellissimo anche un messaggio. Par di zeri, sempre da ricordare. Tu sei scaramantico?
Sei uno che crede, hai colpi no, di fortuna? No, ma è meglio esserlo. Meglio esserlo? Allora ti invito a tirare la leva della slot machine di qui da noi a ruota libera. Quella è la slot. Prova a tirarla giù. Tiro? Vai. È uscito chiodazzo. Il giubbetto di pelle. Che ha a che fare con te? Chiodazzo. Beh, questa è la seconda pelle, diciamo, perché da quando... Da quando esplose anche il fenomeno del punk in Italia alla fine degli anni 70, avere il chiodo di pelle era, come dire, finalmente raggiungere anche un po' uno status, no? Tu però lo nascondevi regolarmente perché a casa non ti potevi vestire così, o no, sbaglio? A casa non veniva capita ancora molto le mie tendenze, diciamo, storte rispetto a quelle molto ben inquadrate. Delle famiglie materne e paterne, diciamo, queste mie scelte non erano molto condivise, ecco. E quindi sì. Quando te lo mettevi? Ma mettevo in garage, uscivo normale, poi avevo il chiodo nascosto lì accanto alla Vespina e poi uscivo. Andavo al Banana Moon, che era uno dei primi locali underground, per la musica, ma anche un po' per la cultura underground italiani, a Firenze, creato da Bruno Casini, che poi è diventato il mio primo manager con il Litfiba. E di notte diventavi già un rocker, invece di giorno convivevi con la tradizione. Tira la leva. Ragazzi, questo giochino qua, io... Eccoci. Cos'è? Libretto Cos'è? Universitario. Attenzione. È lui. Che sorriso, eh? È Pietro Pelù, ragazzi. Sì. Si vede la faccia della soddisfazione di quello che si sente bene nei suoi panni? Vedi che tra l'altro c'è scritto corso di laurea in giurisprudenza, poi cancellato, boom, scienze politiche. E non mi approvarono il piano di studi perché mi sarebbe piaciuto fare una cosa legata molto all'indirizzo sociale di scienze sì. politiche, però anche legato al teatro, alla musica, alla cultura, creatività. Eccetera. E dissero no, è fuori programma. Allora non ho detto l'abbiamo. Vabbè, faccio l'ultimo esame, lo consegno ai miei, questo è il mio libretto, era... il novembre 1983, quando erano successe tutta una serie di cose nel mondo importantissime, tra cui la scoperta del primo computer, cioè la creazione del primo computer, lo scudo spaziale di Reagan. Tu eri proiettato. Fu un anno molto importante quel 1983 e evidentemente era il momento in cui dovevo partire anche con questo viaggio così importante, estremo. Vai, tira la leva. Gusto, ti allora. Piace? Vai, yuppati. Ah, Beatles. I Beatles, perché c'è una canzone in particolare che è stata rivelatrice di tutto il tuo percorso perché qualcuno ti ha fatto un dispetto. Il mio fratellone Andrea, che magari mi sta guardando ora. Fantastico, perché al di là della bellezza della composizione c'era anche questo arrangiamento di George Martin di Archi che apriva completamente il mondo della musica pop, elettrica, beat in questo caso, post-beat nel caso di questo album dei Beatles che era Revolver, anche ai suoni della musica classica. Quindi, tu sei stato letteralmente rapito a quel beh, punto. Quello è stato un album che ha segnato tantissimi musicisti nella storia, insomma. Ma perché tuo fratello ti ha fatto un dispetto? Ti ha registrato di nascosto? Tanto i fratelli maggiori si sa che sono sempre un po' più dispettosi nei confronti dei secondi, ma i secondi sono più tosti e quindi vanno avanti come treni nonostante i trabocchetti. Anzi, cioè, sono una grande palestra in realtà i fratelli maggiori. Che poi ti è sempre rimasto accanto anche nella tua carriera artistica, assolutamente. Bisogna ringraziarli per questo, certo. Ti ha registrato di nascosto, poi sei presentato a casa. No, mi sono registrato da solo di nascosto, perché essendo una persona molto timida, figurati se mi potevo lanciare a far sentire «Ehi, sentite come canta Eleanor Rigby!» Peraltro senza sapere il testo. E quindi in yogurt, come dicono i francesi. Ma
Ma lo sai, quindi... ce l'hai ancora quella cassetta, spero. No, purtroppo. Oh. È andata persa. La mia vergogna me l'ha fatta... Peccato. Me l'ha fatta cancellare. E, però, insomma, fu appunto un momento abbastanza scioccante che però mi ha lanciato anche nel mondo. Come hanno reagito i tuoi genitori quando ti hanno sentito cantare? Ma no, la reazione fu, carino. Bravo. Bene. Va un po' a fare i compiti. Ecco, questa era la questione. Non c'era speranza. Nonostante che la maestra Stilli, detta Strilli, che era questa meravigliosa creatura appunto con le misure del caratello che si presentava, caratello quello del Vinsanto. Sì, sì, quindi, io ho capito. Insomma, era un volevo capire dove volessi arrivare. Roba da Gian Burrasca. Si presentava con la tastiera sotto un braccio e i registri e gli spartiti che cascavano dall'altro lato quando entrava, buttava tutto sulla cattedra, veramente delle scene meravigliose, davvero a Marcord. E lei fu la prima a qualche modo a codificare un po' la mia predisposizione al canto, che però insomma non fu percepita lì per lì. Della mia famiglia sono voluti altri 25 anni, ma non c'è problema, è solo una questione di tempo. Ti rivediamo in una delle tue primissime esibizioni. Cambio di palco, cambio di situazione, cambia anche il genere. Torniamo a parlare di rock italiano e parliamo con Piero Pelude, Elite FIBA. Applausi ragazzi, vedo un po' mosci oggi. Allora, una formazione nata nel 1980, tra le altre cose, in una data storica. Perché? Perché abbiamo suonato la notte in cui fu ucciso John Lennon, l'8 dicembre dell'80. Quindi una data storica non solo per il primo concerto dell'Elite FIBA, ma anche per la morte di un grandissimo artista. Mi hai cercato fino qui, sono ancora un po' stonato. Oscillando su una lava tra orizzonti e vertici. Allora, intanto un saluto a Gigette Lesforo, che è un grandissimo, gli voglio un gran bene. Grande artista e cantante. Doc, il programma di Arbore con Gigette Lesforo alla conduzione. Fu un programma veramente epocale, perché per la prima volta portò sul palco di un programma Rai in orari non proibitivi, quindi prima serata praticamente, tutto il nuovo rock italiano, il FIBA, i CCCP, gli Avion Travel e tantissimi altri. Che effetto ti fa rivederti così ragazzo, così pieno di aspettativa? Quanti anni avevi lì? Dunque, quello era l'88, quindi 26. Mi sembra 88, sì. Mi sembra l'88. E, no, bello, era diciamo la prima volta che andavamo veramente a fare un programma dove realmente si poteva parlare e suonare musica dal vivo. Quindi grande Renzo Arbore anche per questo. Sì, grande, sì, proprio un padre non solo della televisione ma anche della musica. Grande Renzo. Tira la leva. Vediamo dove ci porta ci questa volta. Ci piglio gusto ora. A Parigi. A Panam. A Parigi succedono cose. Sì. Che rapporto hai con Parigi? Beh, è un rapporto importante perché ci andai da piccolo con la famiglia. E quel viaggio lì servì moltissimo intanto ad allargare sempre di più gli orizzonti di un ragazzino cresciuto in una città interessante, bella, ricca, come ricca dico, di contenuti, come Firenze, soprattutto la Firenze degli anni 70. Ma, maestro, buonasera. Buonasera. Ma Parigi aveva... uno charme. Ma oltre che lo charme, c'aveva tutto, veramente sì, devo tutto. Devo usare delle parole da Rai 1 in questa fascia oraria, ma tu capisci che io colgo. C'aveva charme a go-go. Capito? Capisci a me. E quindi... Fu una grande illuminazione, devo ringraziare la mia famiglia per questo, per questi bei viaggi che abbiamo fatto quando eravamo ragazzini che sono serviti tantissimo a capire la bellezza ma anche la complessità del mondo. Un giorno, a proposito di Parigi,
avendo tu una casa lì, perché poi eri rimasto legato a questa città, hai portato loro, che sono le tre bellissime figlie di Piero Pelù. Le tre streghe. No! Il mostro a tre teste. Eccole qua. Papà di tre donne. Di tre femmine. Che ti somigliano? Che mi somigliano sicuramente nella parte più... Scassacabasisi, direbbe un grande scrittore Camilleri. Ma che stanno dimostrando di essere, di star diventando tutte e tre delle belle donne forti, di carattere, volitive. Una di loro ti ha reso nonno ed è grazie anche a Rocco che tu hai scritto quella bellissima canzone che l'anno scorso hai presentato a Sanremo, che ci ha lasciato letteralmente senza fiato e senza parole, perché Piero era andato a Sanremo come ospite ma mai in gara, soltanto l'anno scorso si è andato in gara, e sono successe delle cose durante quell'esibizione incredibili. Un'energia è sparso in tutto il palco dell'Ariston e in tutta la platea, e a un certo punto hai fatto questa roba qua. Sembrava divertita la signora. Infatti l'applauso va veramente a lei, perché è stata al gioco. Infatti tanti mi hanno detto: dai, l'avevi combinata. No, assolutamente. Ma perché no. Hai rubato quella borsa? Ma perché lì appunto il testo della canzone dice: spacca l'infinito e rubagli un minuto al mondo. E in realtà io quella sera mi volevo tuffare sul pubblico, ma tra poggia braccia, diciamo una certa età abbastanza elevata della platea, almeno sotto al palco, ho detto: non vorrei far del male a qualcuno. Quindi rubiamo una borsa e vediamo quindi, un po' come va. E quindi ho detto: ora vado lì, stasera mi invento qualcosa, era la finale, dai, facciamo un po' di casino. Cioè, bisogna fare un po' i ragazzacci. Ma di casino ne hai fatto un sacco. Guarda cosa hai fatto dietro le quinte, nel backstage. Ma oh my god! Oh my god! Rifallo se c'è il coraggio. C'è pure mia moglie. Il bacio con Fiorello! Il bacio con Fiorello, sì, perché io non so perché delle volte debbano per forza costruire polemiche che non esistono, ma la prima sera, quando, che poi in realtà era la seconda, era il mercoledì, dovevo salire sul palco e Fiorello chiaramente si stava divertendo insieme a Amadeus, che sono una coppia meravigliosa, cioè Totò e Peppino, non so... Anzi, in bocca al lupo, in bocca al lupo per davvero la prossima edizione. Guarda, di non vedo l'ora di ridivertirmi come un pazzo, anche a vedere le loro fantastiche gag. E si era un po' dilungato, io sono rimasto su quella piattaforma che è quella specie di limbo che sta tra i camerini e il palco. Dovevi andare per ma circa non 45 minuti e non sono pochi, nonostante che io sui palchi ci sia nato e cresciuto, però 45 minuti prima di andare a cantare per la prima volta a Sanremo comunque ti crea una certa tensione, no? Quindi poi, vabbè, al dopo festival ho fatto una battuta, sì, quando Fiorello ha finito di farsi... E lì hanno detto che avevi le sue storie con Fiorello. Ah, vedi Piero che fa polemica con Fiorello? Sì, ciao belli. Giorno dopo, bello. Spacca l'infinito, il romanzo di una vita di Piero Pelù. Tanto rock ancora, Piero. Grazie, grazie, grazie. Grazie a tutti, ciao. Pubblicità.